Ciao a tutti, la Ternana femminile torna al successo, torna a vincere, ha vinto per 1-0 nella giornata odierna di campionato contro il Pavia Academy femminile, quindi ritorna al successo dopo la sconfitta con la capolista Arezzo. Ora sono tornate a vincere le nostre ferelle, le nostre ragazze, e questo ci dà ovviamente soddisfazione, anche perché, come tutti sapete, ormai si continua a giocare il campionato femminile, i futsal eccetera, ma purtroppo è terminato quello di calcio maschile della prima squadra. La Ternana ha chiuso al 10° posto e quindi da qui al 13 agosto ovviamente non ci saranno più partite per quanto riguarda la Ternana, 13 agosto data di inizio della prossima stagione, del prossimo campionato, e quindi ci godiamo un po' i risultati della femminile, ci concentriamo un pochino su quelli finché giocano. Per il resto i ragazzi, anche come sono, anche dalle dichiarazioni di Partipilo, sono delusi da come hanno concluso l'ultima giornata. Ora, da come ho capito, dovrebbero riallenarsi qualche giorno ancora a Terni per un po', e poi un po' di vacanze, e inizierà dopo il ritiro prestagione, e appunto il 13 agosto al via con il campionato. Vedremo dove si terrà appunto il ritiro e tutto, là se ci saranno amichevoli eccetera, ma lo scopriremo da qui in avanti. Non ci sono per il resto nessuna novità, neanche sul tanto atteso progetto Stadio Clinica, se non che la fase è arrivata a quella fase finale, ovvero la decisione della regione, ma non, al di là del colloquio Bandecchi De Sei, non c'è stata nessuna novità ulteriore. Siamo un po' in attesa anche di notizie per quanto riguarda il calciomercato. Per ora stanno girando varie voci di alcuni ragazzi in ingresso e in uscita, ma vedremo quali saranno le trattative effettive, vedremo se ci sarà qualche rinnovo, come insomma qual è la situazione contrattuale dei vari giocatori, chi rinnova, chi resta e chi no, e lo scopriremo sicuramente da qui in avanti. Quindi è un periodo in cui possiamo ricevere importanti novità, concentrarci anche su altre situazioni, perché come abbiamo visto il campionato è terminato e quindi è ora di pensare nel miglior modo possibile alla prossima stagione, al prossimo anno, e vedremo quello che succederà e se l'obiettivo del presidente Bandecchi, la Serie A, sarà realizzato.